Lodovica Comello, si sta per concludere l'avventura del tuo primo Festival di Sanremo. Possiamo tracciare un primo bilancio? Bilancio no, positivissimo, dai, sono piuttosto provata, settimana molto impegnativa, però sono assolutamente soddisfattissima del risultato. Insomma, sono arrivata in finale, io metto la firma qua adesso, va benissimo qualsiasi cosa accada. Qual è la cosa che ti ha divertito di più? Ma il meccanismo di per sé di Sanremo, la gente mi aveva preparata, guarda che è una settimana frullatore, così la chiamano, e effettivamente tu dalla mattina alla sera fai mille cose, veramente un miliardo di cose, tra interviste, TV, radio, poi la sera ti cambi al volo, vai sul palco, canti, poi vai a cena e poi al dopo festival, è veramente una macchina, però stancante ma molto divertente. È vero che è arrivata anche la tua famiglia per sostenerti? Sì, sì, c'è la curva Comello dal Friuli, tutti in platea questa sera, sì, sono venuti qua per farmi compagnia, dai, perché ero molto, molto emozionata. Come ti sei sentita a misurarti col mito di Mina nella serata delle cover? Guarda, io sono molto contenta di come è andata, io ho voluto rendere un omaggio del tutto personale a Mina e farlo a modo mio, quindi cantando, ballando, insomma, cercando di esprimermi a 360 gradi, e l'arrangiamento secondo me era molto carino e insomma niente, io sono stata molto contenta, anche perché era un pezzo bello frizzante, molto divertente, mi andava di sdrammatizzare un po', ecco. Delle canzoni degli altri, quali sono quelle che ti piacciono di più? Mi piace molto il pezzo di Ermal, quello di Fiorella e anche quello di Samuel, questi tre. Quindi immagini un podio così? Sì, questo è il mio possibile podio, sì. E tu cosa ti aspetti di portare a casa? Guarda, io mi porto a casa semplicemente un'esperienza meravigliosa, è stata anche una bella palestra questa settimana e sono contenta di essermi fatta conoscere anche da chi non mi aveva ancora visto né sentito, di aver cantato la mia canzone, di aver portato la mia musica, il mio messaggio e ripeto, il risultato insomma non è assolutamente a questo punto indifferente perché sento di aver già vinto in qualche modo. Tu fai anche televisione, quali sono i tuoi progetti futuri oltre alla musica? Oltre alla musica, vabbè, mi rimetto sul set di Singing in the Car e a fine mese ricomincia Italia's Got Talent, quindi la ricerca del talento in giro per l'Italia. Poi in primavera uscirà il mio disco accompagnato da due eventi live, hashtag noi due, uno a Milano e uno a Roma, di presentazione del disco. Questi sono gli impegni futuri. Anche grazie a Violetta, tu hai una fanbase pazzesca. Cosa vuoi dire ai tuoi fan per stasera? Beh, innanzitutto voglio ringraziarli perché questa settimana sono stati veramente, insomma, mi sono stati molto molto vicini, hanno ovviamente festeggiato assieme a me il fatto di essere a Sanremo, si sono fatti sentire e quindi li ringrazio, insomma, perché qualsiasi cosa accada loro ci sono e a me ovviamente fa sempre molto piacere. Abbiamo visto che hai anche giocato con Luke, soprattutto nella serata cover, stasera invece che cosa ci regalerai? Questa sera un altro colore, stessa stilista, però dai, non vi svelo altro. Comunque, no dai, non vi svelo altro. Un saluto per gli amici di ansa.it. Un saluto a tutti gli amici di Ansa e dai, fate un po' il tifo stasera.